Ma Giulia, volete un'idea fantastica? Questi sembrano crocchè normali, ma invece non lo sono. Crocchè di friarielli con salsiccia e provola. Ti voglio spezzare in mano. Guardate qua, guardate. Oh, mamma mia. Oh. Come cosa, mamma mia, mamma mia. Aiuto, guardate qua come sono bello, guardate. I friarielli, la salsiccia, la provola. Guardate qua come fila bella sta provola, guardate qua. Ma non è come cosce, mamma mia, ma io scusatela. Ma io, venite a vedere come l'ho fatta. Mamma mia, come cosce. Per fare questa ricetta, voi ci dobbiamo affidare alla classica cucina di recupero. Recupero perché quando vi avanzano delle cose, non le buttate. Fino a quando sono ancora buone, vi avanza la pasta e patate, qualcosa, fate una frittata, girate, cose. Fino a quando è tutto buono, voglio in questo periodo lo spreco è bruttissimo, non bisogna farlo. Guardate qua, mi sono avanzate le salsicce cervellatine con i friarilli. Che facciamo? Non ce li mangiamo sempre lo stesso con il panino, con la pasta? No? Ci facciamo un crocchè di friarilli ripieno di salsiccia e provola. La provola ce l'abbiamo qua, parmigiano, sale e pepe. Venite con me, voglio. Queste ricette sono le più belle. Venite. Allora, siccome gli ingredienti già ce l'abbiamo, che dopo ci andiamo solo a sminuzzare i friarilli, le patate le andate a cuocere, quando si sono ammorbidite, le andate a schiacciare con lo schiacciapatate, ok? E lo raccogliete tutto, naturalmente, in una bella ciotola grande. Allora, mo adesso io che cosa ho fatto? Mi sono diviso una ciotola, questa qua, con un po' di patate e anche un po' di patate in un'altra ciotola, perché un poco li faccio con i friarilli e l'altro li faccio classico. Vai tu, semplicissimo. Allora, i friarilli, se volete vedere la ricetta di salsiccia e friarilli come l'ho fatto io, però ricetta originale, vai tu, venite nella mia pagina e vedete salsiccia e friarilli. Oppure se volete fare più veloce andate sul canale YouTube, cliccate salsiccia e friarilli di Luigi Scotti. Allora, vai tu, ma proprio semplice, vedete così? Un pochettino sminuzzati e li andiamo a mettere alle patate. Più o meno la quantità deve essere il 40% di friarielli e il resto deve essere di patate. La salsiccia invece me la vado a sminuzzare. Salsiccia, vabbè, si chiama cervellatina, che poi voglio tra salsiccia e cervellatina, cambia soltanto insomma la forma, insomma, mi viene in mente il budellino, insomma, quello là è un pochettino più piccolo e più stretto della cervellatina, invece la salsiccia è un po' più chiacchierata. Apriamo e ce la mettiamo nella ciotolina, non deve essere né troppo grande né troppo piccolo, dai, così va bene. Mo' occupiamoci di questo impasto, sale quanto basta, dai, ce ne metto un altro poco perché il friarillo, questo qua che mi è arrivato direttamente da Napoli, amarostico. Un uovo basta e avanza e ce lo mettiamo dentro. Un poco di pepe, non molto perché già dentro c'è il peperoncino. E parmigiano, una bella quantità, ok? Perché anche il parmigiano farà da collante, soprattutto se le patate sono ancora bollenti. Adesso mischiate tutto e fate un bel impasto compatto e omogeneo. Vai giù, un applauso che sto parlando poi più italiano, mo facite, cinque bel, cinque bel. Allora, voglio, vieni qua, fagli vedere proprio la consistenza, vedi? Deve essere proprio così la consistenza. Poi vi consiglio, se fate con i friarilli, di non frullare i friarilli per farlo diventare verde. Non vi conviene, perché poi dopo, per farlo diventare così compatto, dovete mettere pane grattugiato. E poi lo schifo. State ma senti a me. Vedete, questo è perfetto. E di qua, per far felice a mia moglie, perché non gli piace la salsiccia. Salsiccia! Gliel'ho fatti normali. Sale, pepe, formaggio e un uovo, basta. Guardate com'è bello. Cioè, non mi faccio tutto qua perché rompi i friarilli, mia moglie non si mangia. Che guai che c'è passato. I fiorelli mi mangia la salsiccia, non mi mangia, è differente. Però a te ti piace la salsiccia, eh? Esci una chiadella. Ci siamo tagliati pure la prova alla listarelle. Se vedete che è troppo pieno d'acqua, la strizzate un po', io siccome la tenevo nel congelatore, perché qui in Germania la provola quando arriva è sacra e ne devo prendere abbastanza per andarla a congelare, l'ho cacciata e quindi era quasi secca. Allora, voglio le mani, io, mo vi faccio vedere il mio sistema che faccio da anni, un po' di olio nelle mani, mi prendo la quantità che mi serve per fare un bel croquet,
Ma faccio prima una bella pallina, perché ho crocchetomia ad essere enorme. Vedete? Faccio prima la pallina, poi me lo vado un pochettino a modellare con le mani. Vedete? Guardate che questa è già una bomba, non voglio dire perché questa è un periodo un poco particolare. Poi con un dito fate un giusto spazietto per metterci un poco poco i salsiccia indè, perché ce l'ho, vedete la salsiccia. Poi ci andiamo a mettere un bello pezzo di provola, vedete? E andiamo a chiudere il croquet, vedete? Ma qua l'operazione deve essere fatta proprio con grande cura, vedete? Vedete? Dovete chiuderlo per bene, bagnatevi sempre la mano con l'olio ed ecco qua, vedete? Deve essere chiuso proprio in maniera perfetta. Se volete potete passarlo pure sul bancone, vedete? Guardate, mo ci metto un po' d'olio sopra e faccio così, vedete? Vedete? Ecco qua. Tutto a posto, aiuto. Mo' lo dobbiamo passare nella farina, nell'uovo, nel pane grattugiato e poi vi spiego come dobbiamo fare. Allora, ok, prima bombe maratona e sono pronti, che dopo li andiamo a infarinare, come vi ho detto. Mo' il restante qua insomma, delle patate, sto facendo i gnocchi proprio classici, normali, ed è la stessa identica cosa. L'unica variazione è che qui non ci ho messo prezzemolo. Perché ce lo tengo per d'acca. H voglio fare proprio normale. Tanto bene. Voglio comunque una sola cosa vi voglio dire. Secondo me questo crocchè di friarielli con salsiccia e provola può essere una bella idea per Natale, negli antipasti. Guarda, sapete come ha rovutato a Natale? Guarda, mi guarda. Allora, mo che abbiamo fatto tutti i bombi maratona, tanto bene. Il passaggio è semplice. Si fa nella farina. Poi si passa nell'uovo che abbiamo leggermente sbattuto, tanto bello, voglio fate passare proprio l'uovo perfettamente, insomma, in due crocchè, e poi ve lo passate nel pane grattugiato. Mo, voglio, allora, il terrore di tutti qual è? È che si potrebbe aprire in frittura. Se avete fatto come vi ho fatto vedere io, che impastate per bene e che insomma mettete anche un po' più abbastanza formaggio così diventa da collante, che ci mettete un uovo e che lo fate quando le patate sono ancora belle calde, non si spaccano. Ma se avete paura proprio ancora di più e avete lo stesso la paura, allora potete fare due sistemi: o dopo che avete fatto questo lo ripassate poi dopo una seconda volta nell'uovo e poi nel pane grattugiato per avere una doppia panatura. Oppure al posto di fare farina, uovo e pane grattugiato, vi fate una pastella con acqua frizzante fredda e un po' di farina. La consistenza come uno yogurt. Io però già so che il mio non si spacca e quindi lo passo solo una volta. Tieni. Uomo, ne viene per fare 15 croquet, guarda che mi hai combinato, Sì, però mo so sacchi. pure lo zanno, che poi comunque, perché mia moglie è quella che è a number one. I croquet, adesso rimaniamone almeno un'ora nel frigorifero, così si assestano un poco, ok? E poi dopo li andiamo a friggere, ci vediamo fra un'ora, perché mo guardate che ha già lo zanno. Voglio questo, fatemelo fare a me, non lo fate voi, però l'olio canta, canta, non deve essere troppo troppo forte. Adesso voglio il mio consiglio è di andarli a cuocere, a friggere a due alla volta, a poco alla volta. Vai, mettiamoli dentro e facciamoli fare belli dorati, dorati, dorati. E quando è bello dorato così, vedete com'è bello dorato? È pronto, vai giù. Guardate che è enorme, ma veramente, guardate, è proprio veramente la fine del mondo. Guardate che quanto è bello, guardate. Guardate qua, è come l'angelo biondo. E mo' friggiamoli tutti. E mo' voglio. Vai, proprio animale proprio. Ad animale. Guardate qua. Guardate qua com'è bello sto crocchè di friarielli con salsicce. Proprio guardate qua com'è bello e cremoso. Voglio. Non se ne è spaccato uno. Ma voglio rapi pure chi lo ha normale. Vediamo un poco. Guardate qua com'è bello pure quest'altro qua normale. Mamma mia, guardate come fila bella. Mamma mia, guardate qua, guardate. Ma io, quale devo assaggiare per primo? Che sto a dieta. Assaggio prima quello lì con la salsiccia. Assaggiamo quello là con i friarielli. Poco però. Voglio. È la fine dell'uomo. Io non posso mangiarlo perché sto a dieta.
Fatelo pure voi, ma io mi raccomando. E guardate che mi sono bello, guardate. Sono perfetti. Ma raccomando, voglio. Ditemi se il video vi è piaciuto. E voglio. O crocchè. E friaril. Con prova le salsicce. Ma rullate mai visto. Guardate che, guardate. Alla prossima, voglio.